Teresa Calvano ci ha lasciati il 9 gennaio 2019, ma quel sorriso, sfoggiato con sfrontatezza davanti alla malattia, resta un ricordo indelebile, così come il suo spirito guerriero che ha dato speranza a tante persone impegnate nella lotta al cancro. Il sorriso di Terry è tornato a splendere ancora una volta in occasione della quinta edizione del premio, intitolato a suo nome, promosso dalla ONLUS, Onda d'Urto, Uniti contro il cancro, una serata in cui sono state premiate le personalità che più si sono distinte in ambito sociale e oncologico. Tra loro ci sono esempi di chi ha vinto la battaglia più difficile e chi purtroppo non c'è più. Quest'anno ci sarà la dottoressa Enriquez dell'ospedale di Miccoli di Barletta, che comunque appunto è senologa, e quindi premieremo lei per il lavoro comunque che sta facendo egregiamente, insomma, per le pazienti oncologiche. Io sono una di quelle. Poi premieremo la famiglia di Luciana Pastore, che comunque, pure lei comunque è mancata troppo presto, aveva tanti obiettivi e la famiglia ha creato un'associazione, quindi noi la premiamo anche per quello. Poi c'è la dottoressa Simona Tota, che fa parte comunque del nostro direttivo, che però non è presente, anche lei paziente oncologica, che ha superato alla grande, che ci ha ricordato molto Teresa. E quindi la vogliamo premiare proprio per il fatto che è stata bella determinata come lo era Teresa. E poi ci sta l'associazione, il CAV, antiviolenza, contro la violenza sulle donne, e quindi premieremo la presidente Patrizia Lomusci. Tra gli ospiti della serata, gli amici di Teresa, chi non l'ha conosciuta ma ha sentito parlare della sua tenacia e la sua famiglia. Teresa era una a cui piaceva stare molto al centro dell'attenzione, quindi era molto estroversa, vestiva sempre colorata e a lei piaceva poi anche interfacciare con le persone. E diciamo che quello che alla fine, con la presenza appunto delle persone che ci sono qui stasera, è quello che è rimasto soprattutto di lei, proprio perché lei amava la gente, amava le persone ed è fantastico il fatto che sia rimasta ancora questa cosa qua. La serata è stata anche l'occasione per presentare il libro La grande avventura di Miki Di Corato, amico di Teresa Calvano. Io sono veramente onorato di essere qui questa sera perché conoscevo Teresa e ho avuto molto spesso occasione di parlare con lei e credo che lei sarebbe stata orgogliosa anche di questo mio lavoro. E quindi è una grande avventura che mi ha spinto in varie zone, in vari luoghi, no? E questo è uno dei più importanti. Il sorriso di Teresa, invece, il premio più bello per tutti i presenti.